Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova Tech Profile in collaborazione con Team Versus Ita. Qua trovate tutte in descrizione, pure ci saranno tutti i link oltre i vari. Ciao Luigi, che Ciao Fabio. bella Tech Profile oggi mi porti? Tanto Caghero, come al per solito, i cambiare, draghetti. dal nazionale. Non è cambiato Non è nulla. cambiato niente. Però questa volta con aggiornamento a BT15. Ovviamente. Quindi partiamo subito. Ti Ok, conosco. nostra start. Ok. Classico precursore, cerca G3. Sappiamo Vabbè, tutti sì. com'è. Quindi Bravissimo. andiamo subito avanti. Passiamo agli inneschi. Ok. 4 per delle cure. Che non possono mai mancare, perché la cura al sesto ci piace. 4 per delle pescate. Vediamo le pescate. Perché la Ok, pescata è Tony Stark, bella, no? bella. Con i soldoni. Che mazzo costoso, c'era il mazzo con i soldoni. Poi, infine, mazzo aggressivo, come sempre, Kagero. L'8 per dei critici. Sì, Un po' tutti, giusto per depistare l'avversario. esatto, facciamo questo mind game. Cattivi Ok, come sempre, dobbiamo chiudere subito e fare male. figo. Questa è più una classica build che gioco sempre in Kagero. Voglio far vedere un po' il playmat meglio. Yes. Che figo. Reparto G1. Vai. 4 per delle sentinelle. Maria. Maria. Sappiamo tutti cosa fa la sentinella, Sì. no? In alternativa possiamo giocare la monocopia della Quintet Wall. Ok, però. Quindi sappiamo già come funziona la quintet. Sì, Oh, ok, già perfetto. spiegato tutto. Per chi non conosce le carte, in descrizione anzi, sul canale trovate i vari sboosting dove spieghiamo Gli le effetti delle carte. carte, Sì. perfetto. Quindi 4 PG servono Ok, sempre per per forza. contrastare i mazzi forti, che non funzioneranno mai contro pulizia, ovviamente. Poi il 4 per del giallone 8000. Ah, c'è sempre lui. Ok, Perché ci permetterà di fare sotto il Vanguard colonna da 21. non da 23, 21. 21, 21, perché il Ok. Vanguard che appunto vedremo sarà una Crossrite. Ok. Quindi il nostro classico Bard alla prima espansione. Ci tornerà sempre utile. Carta nuovissima Ok. dell'espansione, il nostro Grifone, solo in tre coppie. Bello, non lo G1, sapevo. 7000. Ok. Scartiamo un grado 3 dalla mano e cerchiamo nel mazzo una carta con nome Ah, Sovrano questo è Draconico. lo stesso del Goldo. Sì, Sì, più o quello che mi meno. fa cercare i cancerotti, invece questo fa Perfetto. cercare il sovrano Quindi mi raccomando, carta draconico. specifica, Sovrano Draconico. Ok. Che andiamo a vedere poi il suo effetto, direi devastante. Mamma mia, bellissimo. Bella pure l'artwork. Poi il 2 per di Gojo, scarto pesco, che ci aiuta in caso di break. Ok. In alternativa potremo fare un Gojo e un Kersei. Gojo Sì, richiederà solo deve di essere tappare, messo a sì. riposo, esatto, mentre lui, il Vanguard dell'avversario, deve essere almeno un grado 2, però rimane inattivo, quindi Ok. potrebbe anche supportare in quel turno. E infine, giusto la monocopia del questo draghetto Viverno 5000, quando entra, togliamo 2 dall'anima e peschiamo. Questa era la build di G1. Passiamo adesso. Ok. Tutte me le build variegate. Esatto. Che Sempre la figo. monocopia deve esserci nel No, mazzo, sembra eh? che noi ci assomigliamo, io con Magic faccio così. Poi il grande ritorno del Burning Horn, quello Yes, corno bruciante. Se abbiamo un Vanguard con sovrano nel nome, picchia da 12. il bittone da Il bittone 12 da 12. Esatto. in gergo. Che bella carta che ho visto. Ora il 4 per della nuovissima carta BT15 di questa espansione, Fortissimo. Inceneratore Draconico. È un 9000, però Ok. ci aiuterà con un semplice costo irrisorio, ovvero otteniamo una carta dall'anima, prendiamo Sì. un grado 3 sovrano dalla zona degli scarti, mettiamo nel mazzo e spacchiamo un'unità a qualsiasi avversario, quindi qualsiasi carta. A differenza degli altri che richiedono G2 o inferiore, questa può spaccare qualsiasi carta. Bellissimo. Quindi magari in Che quella fase di forte. attacco estremo togliamo il supportino, il G2 intercetto e Come fai ad avere nel cimitero però il sovrano draconico? quando scartiamo i G3 con PG. la PG Ok. oppure Ah, peschi scarto. esatto. Ok. È forte proprio. No, stavo Sì. È pensando. Mizzico. 9000 però Bello. spacca semplicemente togliendo una carta Meglio dall'anima. di come si chiama?
quello che si usava I sempre. berserk? Sì, perché non ci consumi i contrattacchi, ma semplicemente dobbiamo Che ci cambiare la mana. serviranno, Vi che poi spiegherò vedremo, perché sì. servirà. E infine il 4 perde giallone, 10.000 è Definito. sempre forte. Se lo vediamo come Vanguard di grado 2, comunque un 10 in Vediamo difesa. la filatura, quella bella. Quelle Queste erano belle foilature, ragazzi. a Mannaggia, onda. tutti i grafici. Ok, ora, gradi Andiamo. 3, alle carte forti di questa espansione. In primis, il nuovo sovrano Il draconico. nuovo, non vi imbrogliate. Ha lo Il stesso nuovo, sì. nome, però è tutta Con un'altra carta. effetti OP. È tutta un'altra carta. Ok, allora. Allora, partiamo con abilità automatica, la seconda, insomma. Se avranno più carte del nostro avversario, attaccherà da 13. Ah, ok. Più o meno abilità che hanno, diciamo, un po' Sì, tutti i tutte le mazzetti. back. Ma l'abilità forte è la prima, che Sì. funziona a limit break 4. Quindi, quando... Ed è una break ride questa, ecco. Quindi, quando convocheremo un grado 3 su questa unità, prenderà più 10.000. E una volta Sì. si attiverà la seconda abilità automatica. E come funziona? Attacchiamo, dichiariamo l'attacco su una retroguardia. Alla fine Ok. dell'attacco, tappiamo un danno, scartiamo un kagero qualsiasi dalla Dalla mano, mano, sì. Bellissimo. si risveglia. Quindi dobbiamo fare un nuovo drive check. Ok, questo però non è che lui da solo lo fa, solo quando ci convochiamo. Un grado 3. Potremmo convocarci nuovamente lui, se abbiamo altri gradi 3. Oh. Oppure le carte forti che vedremo tra un po'. Il comune è Oh. vecchia. Lui, il Eccola qua. nostro Rebirth, o il Che nostro figo. Renato, non Rinato. Fozzetto. Un rinato fozzetto. Quindi, carta che insomma ha più o meno un effetto di tutte le reverse, insomma. Ecco, sempre a limit break 4. Sì. Tappiamo un danno, quindi bruceremo un solo contrattacco. Ok. Funziona una volta per turno questa abilità. Sì. Ovviamente. Se abbiamo 5 unità sul campo e le blocchiamo, questa unità potrà nuovamente risvegliarsi e fare un secondo drive check. Quindi la combo forte qual è? Sovrano, convochiamo lui, prenderà i primi 10.000 della break. Ok. Poi attiviamo in primis l'effetto del Rebirth. Perciò Quindi un blocchiamo, sì. Se contrattacco, blocchiamo 5, prenderà altri 10.000 senza la fate vedere. farle vedere. Quindi prenderà Ok. altre più 10.000. Inoltre, con sovrano draconico in anima, è una cross ride, quindi sarà un'unità da 13 per Boom. tutta la partita. Quindi come funziona? Perciò adesso è un È 33.000 un 33.000. che attaccherà. Tre volte, faremo tre check. Il primo. Il primo per effetto della break. Ok. Sulla retro, tappiamo uno, scartiamo, risvegliamo. E uno. Primo attacco di Vanguard. Drive check. Abbiamo già pagato il costo del Rebirth, quindi bloccato 5, un contrattacco. E scartiamo due carte Kagero. Non Sì. importa quali siano, basta che siano Kagero. E risvegliamo. E procediamo col terzo drive check. Ragazzi, è fortissima. Ma Ma lui si risveglia quando non itta però. colpisce o non colpisce? Ah, si risveglia L'importante è sempre. pagare il costo, quindi bloccare Ok. 5 Perciò tre unità e un attacchi per forza. contrattacco. Al costo di due contrattacchi e tre carte bloccate, faremo tre attacchi Bomba. devastanti, minimo 33. Con eventuali inneschi Sì. arriviamo a superare i Sì, 40 perché vi ricordiamo che facilmente. gli inneschi rimangono per tutto il Rimangono per turno. tutto il turno. Potremo creare anche un'altra build con Alla, il diciamo nostro subito. sovrano. Sì, partiamo subito. Ok. L'eventuale Invece di Renato. possiamo sempre giocare di Renato, però dovremmo diminuire le Ah, copie. ok. Possiamo giocare il 3x del sovrano, Sì. per forza. La monocopia, o al massimo due copie di Rebirth. Possiamo giocare due copie di Rebirth. Giocheremo così. Quindi Sì. toglieremo un sovrano. E carta della quinta espansione, sempre forte, è il nostro Dentro. The End, che col sovrano sarà una cross ride e Sempre. comunque se colpisce presso una blast e si risveglia per una seconda volta. La cosa forte di The End è che non richiede il limit break,
Sì. Basta semplicemente pagare 2 e scartare la nostra copia. Quindi siamo fortunati, ma proviamo a fare anche 4 drive check. Cioè attacchiamo 4 volte di Vanguard. Che figo, fortissimo. E inoltre sì, sarà un 13.000. Io direi sì, con 3-4-1. Se non vogliamo giocare il Robert, possiamo fare semplicemente sì. così. O 3-4-1. Sì. Però lui diciamo che è la carta forte che ci permetterà di chiudere le partite, perché comunque faremo sempre un doppio controllo d'assalto. Bello. Basta tappare i 5. Vabbè, il Kagero è... Sì, il Kagero è... Diciamo che tra Collingo Joker e Gold sono i 3 deck più insidiosi. Però questo è il mazzo che... Sono i mazzi che chiudono l'era Black Ride, perché a breve comunque uscirà. Mamma mia, Legion, qua per terra quando abbiamo? 200 euro, circa. Sì, no, 200 no. No, però... 180 buoni, 150, siamo, sì. Che belli, carta fighi. Forte. Sì, carta forte. Ma la cosa bella è il nuovo sovrano, veramente figo. Sì, veramente forte. Ok, raga, grazie al Team Versus, e in questo caso Luigi, perché... Non penso che il team è composto solo da Luigi. Penso grazie a Luigi del gioco team. Solo io. Grazie a Luigi del team Versus. Vi ricordo che potete sui social contattarlo. Di più su Instagram, ragazzi. Ok, soprattutto su Instagram. Su YouTube ci sono io. Perciò condividete il video se vi è piaciuto. Mettete il like. Commentate per dire la vostra o per richiedere che deck volete che. Vi creiamo. Grazie a tutti per la visione. Al prossimo video. Ciao.